Gesù! È lui, cosa vogliono? Vogliono che tu gli parli. E cosa pensi che ho da dire? Sedetevi! Sedetevi tutti! Sedetevi! Sedetevi! State calmi! Beati i poveri di spirito, perché i poveri erediteranno il regno dei cieli. A me piacerebbe ereditare qualcosa in questo momento! I ricchi e i potenti si ritengono i padroni del mondo. E in effetti è proprio così. Ma cosa si comprano con tutto quel denaro? Tutto il possibile! Ma la ricchezza non può comprare la vita. Non può comprare un cuore puro. E non può comprare il regno di Dio. Ma voi potete averlo, non importa quanto siate poveri. Molto poveri! Quelli che hanno fame e sete di giustizia saranno saziati. E come? Come? Che cosa chiedete al vostro Dio? Misericordia! Sì! Allora siate misericordiosi. Amore! Allora amate i nemici. Una nuova casa! Niente tasse! Ricordate i nostri profeti. Vennero perseguitati eppure non persero la fede. Agite con amore. E rispettate le leggi di Mosè. Le leggi? Sì. Ma non preoccupatevi di quello che mangerete o berrete. Quello che esce dalla vostra bocca è più importante perché viene dal cuore. La vita non vale forse più del cibo? Beato è il grembo che ti ha portato, Gesù, e il seno che ti ha allattato. Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano.